tutti i vini imbottigliati dalla data dell'8 marzo 2024 dovranno essere etichettati secondo le nuove norme previste dal Regolamento europeo numero 2021-2117, riportando l'elenco degli ingredienti, segnalando l'eventuale presenza di allergeni come i solfiti e riportare la dichiarazione nutrizionale e non solo. L'etichetta si potrà inoltre leggere tramite QR code. Questa è una novità che interessa i produttori e i consumatori, e allora ci sono realtà che hanno sviluppato delle tecnologie proprio per aiutare in questo processo di trasparenza. Abbiamo fatto un connubio fra le esigenze che ci sono lato produzione e sia esigenze lato consumatore, quindi giustamente, come dicevi tu, ottenere per i consumatori una serie di informazioni sul prodotto atte a garantire la qualità del prodotto, il branding e sapere il contenuto, come viene realizzato, e al tempo stesso di, per esempio, adempiere alle normative, perché sappiamo che anche questa adesso è un'esigenza necessaria imposta dalla legge, quindi sentita dalle cantine dei produttori, ma dall'altra parte avere anche uno strumento efficace che aiuti a livello logistico e di produzione i produttori di vino. Andiamo a vedere in cosa consiste. Cosa facciamo? Abbiamo serializzato la bottiglia, quindi inseriamo un QR code che è quello che tanti conoscono come il classico QR code, in realtà è uno strumento molto più sofisticato e intelligente nel nostro caso, che veste e identifica ogni singola bottiglia. In questo, grazie a questo, riusciamo ad ottenere le informazioni innanzitutto di adempimento normativo, quindi i famosi valori nutrizionali di smaltimento, con una semplice lettura. Queste informazioni non sono statiche ma sono dinamiche e dipendono appunto da quello che questo identificativo va ad associare grazie alla piattaforma al prodotto. Ma in più cosa abbiamo fatto? Questo stesso codice, utilizzando invece l'apposita applicazione, consente di rilevare e comunicare le informazioni invece più importanti e interessanti per il produttore, che sono quelle di relazione col cliente finale, e questo consente di veicolare le informazioni tecniche del prodotto che il produttore decide di comunicare. Tra l'altro, la peculiarità della nostra soluzione è che, come vedete, serializza il prodotto e in più aggiunge l'informazione di veridicità e autenticità di questa bottiglia, di queste informazioni data garantita dalla blockchain. Infine, lato produttore, abbiamo aggiunto questa tecnologia, che si chiama tecnologia in gergo tecnico RFID, Radio Frequency Identification, integrata all'interno della bottiglia. Qua si vede, è un po' camuffata, ma si può vedere in controluce. Questo è inserito dentro l'etichetta della bottiglia, che consente di automatizzare durante il processo di confezionamento da parte del produttore, per poter tracciare in un colpo solo tutte le bottiglie che vengono confezionate. Andiamo a vedere. Il risultato di questa operazione di pochi istanti è quello che si può vedere qua a schermo, è la generazione di una confezione la cui etichetta è stata stampata qua, che contiene i singoli seriali di ogni bottiglia. In questo modo il produttore, semplicemente movimentando le scatole, è in grado di garantire di sapere quale bottiglia è stata venduta a chi. Questa è la base della vera tracciabilità.